La Chiesa. I preti. Il Papa. Vescovi. Le suore. E i frati. E dopo? Catechismo. Messe lunghe. Le prediche barbose. E poi? Tutto qua. Ciao, ben ritrovati. Io sono Don Luca. E Don Luca sono anch'io. Abbiamo scelto di fare quattro ciaccole in giro, per non parlare solamente tra di noi preti, ma per parlare anche con voi. Tutto qui la Chiesa. Che tristezza. È tutto qui. No. Per fortuna è molto di più. Scaviamo un pochino su questo termine, chiesa. Chiesa, quando lo sentiamo, ci viene subito da pensare a un edificio, nuovo, antico che sia, comunque a una scatola di mattoni. Ma in realtà chiesa è una parola greca che vuol dire chiamati da, riuniti insieme. Cioè c'è qualcuno che chiama, qualcuno che viene. Noi ci ritroviamo insieme nel suo nome, nel nome di Gesù. Ma è tutto qui ancora? Per certi versi sì, nel senso che prima di tutto essere chiesa vuol dire vivere delle relazioni nel nome di qualcuno, nel nome di Gesù. Ma la chiesa resta solo una cosa lì che vivo in chiesa? O posso viverne anche in casa? Guarda, forse qualcuno anche lo sa, perché sono cose che ultimamente tornano tanto. Ma in realtà la Chiesa è nata in casa, cioè nei primi tempi, quando Gesù è risorto e ha cominciato a diffondere il suo amore e questa fede, questo nuovo cammino nel suo nome, la gente non poteva ritrovarsi in maniera pubblica, hanno cominciato a trovarsi nelle case di chi cominciava a vivere la fede e sentiva il desiderio di raccontarsi questa esperienza. La Chiesa, dopo la morte e la resurrezione di Gesù, ha cominciato a ritrovarsi nelle case, a vivere delle relazioni tra di loro, a celebrare quello che Gesù ha detto: fate questo in memoria di me. E loro lo facevano, mangiando insieme, pregando insieme. Si prendevano anche cura gli uni degli altri, perché se qualcuno aveva delle necessità, tutti di quel gruppo lì concorrevano ad aiutarlo anche concretamente, economicamente. Ok, quindi questa cosa qua può tornare nelle nostre case? Sì, può tornare. Ci sono tre posti in casa nostra che possono richiamare proprio la fede: la porta, la tavola e il talamo, cioè il letto. Ma spieghiamoci meglio. La porta non è solamente uno strumento che apre o chiude la casa, ma è il luogo dove tu puoi accogliere qualcuno. Tavolo, luogo della condivisione, dove mangi e mangiando riesci anche a parlare. Nel lockdown soprattutto questo è successo, perché anche tra di noi preti non abbiamo mai fatto cena insieme e lì la facevamo sempre. E credo anche che nelle nostre famiglie in quel tempo abbiamo riscoperto tutti i momenti del pranzo e della cena. E poi c'è il talamo, questa parola misteriosa. È il letto, dove due, un uomo e una donna, si donano il corpo, generano vita e diventa proprio segno del corpo donato fino in fondo per amore. Tre luoghi, la porta, il tavolo, il talamo, che diventano luoghi dove si genera la vita, si accoglie, si condivide, nasce qualcuno. Questo ci fa capire, al di là di questi tre luoghi, che quando tu il cuore ce l'hai cambiato, tutto può essere occasione per incontrare la presenza di Gesù. Non vuol dire che tu vedi Gesù dappertutto, ma vuol dire che tutto ti può portare ad incontrarlo. La tua casa può essere anche piccolissima, può essere meno bella di quello che tu desideri o ti aspetti, ma se nel tuo cuore hai il Signore, la tua casa è una cattedrale. E anche se tu per caso ti ritrovi a vivere da solo, non vuol dire che sei escluso da questo, anzi, non sei mai da solo, perché il Signore accompagna chi crede in Lui. E quindi anche in casa tua tu puoi sperimentare questo. E la tua cattedrale può diventare anche la tua casa. E un posto così grande ti sembrerà così intimo. Come diceva San Giovanni Crisostomo, fate della vostra casa una chiesa. Che non vuol dire costruire un altare, piantare le candele, crocifissi dappertutto. No. Non si tratta di cose. È il modo in cui tu guardi, in cui vivi. Pensate che bello cominciare a provare. Provate come esperienza. Alla sera in casa, con i tuoi familiari, con quelli che sei, spegni la luce, accendi una candela e cominciate a condividere qualcosa di bello. Questo cambia sicuramente quel modo con cui andrai a dormire. Il Papa ci consegna tre parole: permesso, scusa e grazie. Andare a letto con queste parole ti permette di andare a letto molto sereno. Perché? Perché sai che non c'è più niente di irrisolto, ma che tutto è dentro l'amore del Signore, e anche quel tuo andare a dormire sarà un andare a dormire sereno. Quindi nel concreto,
Provaci. Questa sera, spegni le luci, accendi una candela e comincia, dopo un segno di croce, a dire: oggi per cosa vogliamo ringraziarti, Signore? Per cosa vogliamo chiederti perdono? Che cosa ci suggerisci per la nostra vita? Provate! Questa cosa qua non si può spiegare. Se la provi, capisci la bellezza di questa esperienza. Qualcuno questo l'ha già vissuto, perché nel tempo del lockdown qualcuno ha prolungato il momento dello stare a tavola e non si è parlato solamente di che cosa prendere per la spesa il giorno successivo, ma si sono cominciate a tirar fuori anche delle cose profonde, delle cose belle. Qualcuno ha detto qualche decina del rosario, qualcuno ha cominciato a chiedersi perdono, a dire grazie per qualcosa, qualcuno ha vissuto anche la cena ebraica in casa. Tutte cose semplicissime, ma che ci aiutano a vivere il luogo dove abitiamo con degli occhi e con dei cuori completamente nuovi. Allora smetti di guardare questo video e comincia a vivere la fede in casa. E ciao ciao!